credo che veramente anche l'Italia sia conquistata. Però per tanti italiani invece coreano è il più bello del mondo. 안녕하세요, 세바입니다. 밀라노 리사 식당에서 열린 K-POP 나이트 행사의 게스트로 방송 작가 파올로 퀼리치 씨가 초대되었는데 그분은 이탈리아에서 유명 프로그램인 페키노 익스프레스의 작가였습니다. 그분이 바라보는 한국이 너무 궁금해 단독으로 인터뷰를 요청해 보았습니다. 이탈리아 방송 작가가 말하는 한국은 어떤지 한번 볼까요? Corea, dimensione è molto piccolo. Giappone più grande, Cina molto grande, ci sono tanti anche popolari. Ma la cultura che questi giorni nel mondo è K-pop, la cultura coreana è sviluppata. Perché? Cosa ne pensi? Allora, K-pop e K-drama sono pieni di elementi di cultura coreana. Nel momento in cui uno ascolta, che si appassiona a un gruppo K-pop come BTS o come tanti altri, inevitabilmente viene messo a contatto con tanti elementi di cultura coreana. Ad esempio, gruppi di idol nei video mostrano l'hanbok, raccontano quali sono i cibi tipici coreani, spiegano ai loro fan che cos'è Chuseok, che cos'è Seollal, e inevitabilmente le persone in questo modo si trovano interessate, incuriosite e prestano attenzione anche ad altri argomenti della cultura coreana e si appassionano alla Corea in genere. Io credo che la Corea a livello proprio governativo stia facendo un lavoro grandioso di promozione della propria cultura. Okay. Un lavoro che passa attraverso il K-pop, il K-drama, il cibo, il taekwondo, tutti elementi molto diversi tra loro, ma che hanno un'impronta culturale molto molto forte. Faccio sempre l'esempio dei Maneskin, hai presente? Sono un gruppo italiano rock che ha avuto un grande successo in tutto il mondo. Però i Maneskin dicono di essere italiani, certo non lo nascondono, però non parlano della cultura italiana. E quindi chi è fan dei Maneskin in America, ad esempio, non è che inizia a interessarsi all'Italia, si interessa unicamente alla loro musica. Invece chi è fan dei drama o del K-pop vede continuamente immagini della Corea, immagini del cibo, dei vestiti e inevitabilmente si interessa alla cultura coreana. E credo che questo sia veramente una strategia, non lo so, ma credo sia una strategia governativa proprio di promozione del paese, fatta molto bene. Poco tempo o continuare poco tempo? Allora, è una cosa che è iniziata 20 anni fa. Anche qualcosa più di 20 anni fa, e piano piano ha conquistato l'Asia e diciamo che è esplosa nel mondo occidentale negli ultimi 6 o 7 anni, però è iniziata tempo fa, non è una cosa iniziata, non è che perché i BTS sono diventati famosi allora il mondo si è accorto della Corea, no, c'è stato un grande lavoro dietro, un grande lavoro lungo. La cultura italiana, ma di solito anche gli italiani, sono molto orgogliosi della cultura italiana. Cosa ne pensi? Allora, io lavoro nella comunicazione, nei mass media, e quindi l'Italia è un paese molto difficile da conquistare, proprio perché la cultura è molto forte e perché le televisioni, le radio fanno molta fatica ad accettare prodotti nuovi. In realtà le persone piacciono le novità, però è molto difficile trovare novità in Italia. Negli ultimi 2 anni anche in Italia finalmente hanno capito che la cultura coreana è forte e adesso... Io appunto il mese scorso in Corea era pieno di italiani, gli italiani finalmente hanno scoperto la Corea, hanno tantissima voglia di andarci, tantissima voglia di conoscerla. Allora abbiamo la mia trasmissione Pechino Express credo che abbia aiutato già abbastanza, perché tanti italiani hanno visto Seoul per la prima volta, poi ci sono stati BTS e poi c'è stato Squid Game. Diciamo che da Squid Game in avanti credo che veramente anche l'Italia sia conquistata.
cosa esattamente primo appassionante tra di la musica, cultura, eccetera eccetera? Ammetto che è stata la musica, perché a me è sempre piaciuta la musica pop. Mi è capitato di vedere dei video, dei music video K-pop per caso, e sono rimasto colpito da quanto, perché ho capito subito quanto lavoro c'è dietro, quanto impegno, quanto studio, quanti soldi anche, perché hanno un budget molto più alto di quello della musica occidentale, e questa ricerca della perfezione mi ha veramente conquistato. Paesi, tutte le città molto diverse. Sì. Quindi per viaggiare, sì, è molto particolare, molto divertente. Ma in Corea è tutta la città un po' simile. Cosa ne pensi? È una domanda un po' complessa. Okay. Allora, sicuramente l'Italia, l'Italia, come saprai, era formata da tanti paesi diversi. È da poco in realtà che l'Italia è un paese unico. E quindi questo fa sì che le città, ma anche i modi di vivere, i modi di parlare, il cibo, siano molto diversi da una regione all'altra. La Corea, per quanto sia stata divisa in diversi momenti della sua storia, ha un'identità molto più forte. Però non è vero che le città coreane sono tutte uguali. Magari magari bisogna fare uno sforzo in più per capire le differenze. Ci sono ad esempio delle specialità alimentari diverse. Io adesso sono appena stato a Gyeongju e Ulsan, dove non ero mai stato prima. Hanno una loro forte identità anche loro, è vero, saranno magari Roma e Venezia sono più diverse, è vero, sono più immediatamente diverse l'una dall'altra. Però se uno si prepara prima di fare un viaggio in Corea, si rende conto che anche le città coreane sono molto diverse tra loro e ognuna ha la sua identità, anche le persone sono diverse, insomma va visitata tutta la Corea. Busan e Seoul sono completamente diverse. Ulsan e Busan non è stesso per te? Ulsan e Busan sono già più simili, però Ulsan ha delle piccole chicche, non lo so, molto, veramente molto belle, non so, a Ulsan c'è questa foresta di bambù meravigliosa che non c'è in nessun'altra parte della Corea. A Ulsan ho provato un tipo di bulgogi che è solo di Ulsan. Io sono da Ulsan. Ah, ecco, guarda. Cioè, ho un amico, un carissimo amico che è di Ulsan, e quindi questa volta mi ha detto devi venire a vedere Ulsan, e mi ha fatto provare questo bulgogi. Che mi ha detto che nasce dalle mogli dei minatori che glielo preparavano, sembra una specie di hamburger, ed è buonissimo, è molto diverso da quello che mangi a Seoul, per cui insomma se uno cerca le differenze ci sono anche in Corea. Cosa ne pensi che K-pop di solito è evento? Ci sono tutti donne. È vero, gran parte degli appassionati della Corea sono donne, ma perché fan del K-pop e dei K-drama sono più donne che uomini. Però piano piano ci sono anche tanti uomini, dai. Cioè, perché sicuramente il fascino dell'uomo coreano. No, perché per noi italiani è più bello del mondo. Però per tanti italiani invece coreano è più bello del mondo. Vero? Sì. Che ne pensi? Allora, tanti italiani, i coreani sono, sì, i più belli del mondo. Vero? Non per me. Ok. Cioè, a me piacciono tutti, tutto il mondo. Deve essere bella la persona. Non mi formalizzo dal mondo. Però è vero, tantissime italiane. Non posso capire. Ma tua moglie è italiana. Devi chiedere, sì, a Giulia. Ma per me sì. Allora. Scusa. Italiana, italiano è più belli per me. Dipende. Per me è coreano è più bello. Vero? Sì. Te lo faccio. Sai perché io dico una cosa? C'era 10 anni fa, coreani uomini come cani in Europa. Perché primo europei, secondo neri,
Terzo cane. Ma no, ma come? Quarto asiatico. Ma dove? Quando? C'è scritto. Dove? È terribile, no, questa cosa. 10 anni fa i coreani hanno detto così. Ah, i coreani! I coreani hanno detto. No. Per noi no. No? No, per noi no. Io 10 anni fa mi sono innamorato di Rain. Rain? Sembra che hai scritto sulla Corea. Per me? Certo, sì. Ah, io sono velocissimo. Ah, grazie mille, grazie. Buonasera.